Prima di riprendere con la lezione, facciamo sempre lezione, però diciamo è un argomento che, siccome è una costruzione tridimensionale, possiamo fare anche in analisi 3, anche se non ricordo se quando ho fatto le videoregistrazioni di analisi 1, è stato videoregistrato oppure no. Siccome durante la pausa c'era il cubo di Rubik, no? Che è stato, adesso ci sono libri scritti da matematici, però è stato fatto da Erno Rubik, che se non erro era un ingegnere ungherese, e o è, non so se sia ancora vivo, quindi diciamo voi volete fare gli ingegneri, quindi datevi da fare. In particolare, ecco, un'altra idea che è stata di molto successo, nel senso che ha prodotto una delle 10 persone più ricche al mondo, almeno in un certo periodo, però adesso è usata, quindi io la posso vendere solo come cosa usata, quindi ormai non vale niente. Però diciamo, è quella diciamo, di come ricavare un tetraedro da un cilindro. Molto semplice. Prendete il vostro cilindro e schiacciate qua e schiacciate un po' più su, però in una direzione ortogonale a quella di prima. Se ci fate caso, qui esce esattamente un tetraedro. Ok? C'ha quattro facce triangolari. Ok? Quest'idea non era una banalità, perché non so chi l'abbia avuta originalmente, però fu sfruttata negli anni 50 probabilmente, tra 50 e fine 50 e inizio 60, quindi voi avete questo cilindro. Qua schiacciate e poi qua schiacciate in direzione opposta. Alla fine si forma un tetraedro. Venne usata per fare la busta del latte. La busta del latte, se ci fate caso, andate a vedere su molte buste del latte, ma anche su quella dei succhi di frutta, andate di lato e trovate Tetra Pak R. Ora, questa è un'industria svedese che in licenza concede, ha brevettato questo tipo di piegature e concede la licenza e quindi incassa una royalty su ogni busta del latte di questo tipo o diciamo succo di frutta o altro tipo di busta che viene piegata in questo modo ovunque nel mondo. E quindi si capisce che è un'attività molto remunerativa, no? Ovviamente, siccome i brevetti poi hanno una durata limitata, nel tempo si sono dati da fare, non sono stati a guardare. Per cui dopo la busta si chiama Tetra Pak perché quella originale era fatta proprio a tetraedro. Ok? Aveva degli svantaggi perché era impilabile con difficoltà. E poi un altro svantaggio era che quando avevi il tuo tetraedro e dovevi tagliare uno sbuffo, tagliare un angolo, diciamo un vertice, vicino a un vertice, per versare il latte, e se tagliavi troppo poco il latte usciva a singhiozzi, se tagliavi troppo rischiavi di diciamo, far uscire fuoriuscire il latte, quando tagliavi poteva uscire uno sbuffo di latte, quindi poi alla fine fecero delle piegature migliori. Quindi, se ci fate caso, la busta come la conoscete voi, che è fatta così più o meno, ok? E non è, anche questa è una piegatura non banale, perché vedete sotto è rinforzata, perché ci sono le quattro alette piegate che si vanno a rinforzare. Qui c'è una situazione, diciamo, c'è una piegatura fatta in maniera tale che da una delle due parti questa apertura sia un po' facilitata. E poi qua sopra comunque è sigillato
E in realtà però cosa permise, quindi diciamo chi fu più svelto, diciamo, non so se in realtà l'idea originalmente l'abbia avuta il signor, non so come si chiama il proprietario della Revo, però è uno svedese, so che è svedese. Però diciamo cosa fu importante? Fu importante il fatto che tra fine anni 50 e inizio anni 60 realizzarono le materie plastiche, perché è chiaro che con le materie plastiche tu puoi avere una laminazione continua di questo qua, materiale plastico, poi quello c'ha un'anima di plastica e poi è cartone, c'ha un'anima di cartone ed è plasticato sui lati in maniera tale che quando viene saldato si incolli, e oppure può avere anche un'anima, ci può avere anche un foglio di alluminio dentro. Quello che fu importante appunto è che con la realizzazione delle materie plastiche questo sistema veniva molto comodo, perché tu c'è questo tubo, chiudi sotto, ci butti il latte, chiudi sopra, tagli e hai fatto la busta. Chiaro? Quindi è un molto idoneo per essere diciamo, ingegnerizzato e diciamo, portato in produzione. E naturalmente poi si sono inventati tutti i tipi di piegature. Per esempio la piegatura quella dei brick del succo di frutta. Quella è stata un'altra piegatura di successo, perché oltre a essere abbastanza resistente, perché il succo di frutta piccolino può essere diciamo schiacciato e quindi c'è un diciamo le alette sono ripiegate anche sopra ed è abbastanza resistente, quindi per schiattarlo tra virgolette dovete veramente salirci sopra. Poi c'è il buchetto, diciamo il posto dove ci infilate la cannuccia, che ci sta il pezzettino d'alluminio che infilate la cannuccia e cede, ma soprattutto una caratteristica che non fa dispiacere certo ai produttori dei succhi di frutta è che provate a cercare di far uscire tutto il succo di frutta dalla scatolina del succo di frutta, non ci riuscite perché praticamente ne va a finire un pochettino nelle alette, e anche questo per il produttore va bene perché così se ne consuma un pochino di più. E invece, ultimamente, se ci avete fatto caso, c'è un revival delle bottiglie. Per quale motivo? Perché la bottiglia non paga royalty. Quindi hanno a un certo punto preferito fare la bottiglia più spessa, quindi più resistente anche col tappo, piuttosto che. Infatti, se ci avete fatto caso, ci sono delle buste che qui hanno un tappino. Quelle sono tetrapack. Per quale motivo queste qua hanno il tappino? Per cercare di arginare la concorrenza, e quindi chi lo vuole versare può comprarlo pure in bottiglia, insomma. E quindi sono. Però ci sta sempre alla base di tutto ciò, ci sta sempre qualcuno che è dovuto. Non so se avere lui originalmente l'idea, però prendere l'idea e realizzarla praticamente, cioè renderla pratica, renderla fruibile, e quindi ci sta. Da qualche parte un ingegnere ci deve stare, ecco, se non so se l'ingegnere è quello che ha pensato l'idea, ma sicuramente quello che l'ha potuta realizzare sulla linea di diciamo, produzione del latte lo è. Ok, detto questo, una piccola annotazione che però vale la pena di fare, torniamo al nostro teorema di cambiamento di variabile. L'enunciamo. Ah, poi dobbiamo giustificare il teorema di Goldino dell'altra volta e poi riprendiamo a fare esercizi. Allora, teorema di cambiamento di variabile di integrale misurabile in A.
l'effetto misurabile e il contenuto in acqua misurabile secondo le BEC. Allora, queste sono le ipotesi. Tesi, primo fatto, GDE è misurabile in, diciamo, contenuto in B, è pure lui l'effetto misurabile. Secondo fatto, se F è sommabile su GDE, avremo che l'integrale esteso a GDE di F di Y in dy, vi ricordo che Y è uguale a Y1 Yn, quindi siamo comunque in Rn, questo è uguale all'integrale esteso a D di che cosa? Di scusate, vabbè, ormai ho messo le lettere così, lo lascio scritto così, era meglio chiamarlo gamma, ma forse preferisco chiamarlo gamma, il mio difformorfismo. Gamma, perché mi dà fastidio scrivere F composto G. Gamma di E, è uguale all'integrale esteso ad E di F di gamma di X per lo jacobiano di gamma per il valore assoluto del determinante dello jacobiano di gamma calcolato in X in dx. Questo è quanto. Oh, se ci fate caso, questa formula estende quella unidimensionale quando noi avevamo integrale esteso tra C e D di F di Y in dy, no? Uguale integrale tra A e B di F di gamma di X per il valore assoluto di gamma prima di X in dx, dove gamma era un difformorfismo tra AB e CD. È esattamente la stessa cosa. Gamma di AB era uguale, questo potete scriverlo come gamma di AB. Oh, in quel caso il valore assoluto teneva conto del fatto che se gamma era crescente, diciamo gamma di A faceva C e gamma di B faceva D, e che se gamma era decrescente gamma di A faceva D e gamma di B faceva C, e quindi diciamo rimetteva le cose a posto quando andavamo a fare la sostituzione. Quindi è questa la vera formula che si può generalizzare, che di questa ce n'è un'altra versione che non si può generalizzare. Ok? Allora, questo perché? Allora, questo è il teorema. Allora, qui ci sono due problemi. Ci sono tre problemi. Uno è capire perché questo teorema funziona quando gamma è un difformorfismo lineare, quindi legato a una matrice con determinante non nullo, perché per un'applicazione lineare lo jacobiano dell'applicazione è sempre un'applicazione di difformorfismo lineare del tipo AX più B, lo jacobiano di questa applicazione è sempre A, è costante. Difformorfismo lineare si intende che è affine in realtà, AX più B è una funzione, diciamo, c'è un pezzo lineare, può avere anche una traslazione, e questo lo faremo nel dettaglio, faremo anche la dimostrazione. Poi c'è da capire perché funziona in generale, e
là non la faremo la dimostrazione, però faremo capire, diciamo, intuire almeno che il problema è che da quello che abbiamo visto prima sullo Jacobiano, è che diciamo, localmente la mia, diciamo, il mio gamma si comporta come un valore fisso che funge da traslazione più lo Jacobiano di gamma per x mezzo con 0. Siccome nelle trasformazioni lineari quello che comparirà sarà il determinante dello Jacobiano, diciamo il caso particolare del teorema generale, allora uno capisce che diciamo, la formula alla fine deve essere questa. Un terzo problema è capire come si applica questo teorema. Facciamo un esempio. Quando io dico che voglio calcolare la misura due dimensionale dell'insieme delle x, y tali che x quadro più y quadro è minore o uguale di r4, cioè il cerchio di raggio, il centro origine di raggio R, io sto prendendo un insieme qui che diciamo è chiuso. Quando io passo in coordinate polari, questo insieme, la trasformazione è x uguale rho cos theta, y uguale rho sen theta. Allora, se qua ci metto theta, qua ci metto rho, allora io aperto qua, aperto quindi senza la frontiera, allora questo andrà a finire esattamente su questo cerchio meno la frontiera esterna e meno questo segmento. Cioè il segmento non ci sta perché siccome questo è aperto qua non c'è né 0 né 2 pi greco, quindi al cerchio ci manca pure questo segmento. Quindi è un difeomorfismo questo? E beh, allora calcoliamo lo Jacobiano di rho theta di xy su rho theta. Quando andiamo a calcolare questo Jacobiano, questo è, devo derivare x prima rispetto a rho e poi rispetto a theta, quindi ho cos theta poi meno rho sin theta. Poi lo stesso devo fare con la y, quindi ho sin theta e poi ho rho cos theta. Questo è lo Jacobiano dell'applicazione che da rho e theta mi fa passare x e y. Il determinante di questo Jacobiano, meglio che scriviamo detto, perché è vero che il determinante si può scrivere con quel simbolo, però poi dopo facciamo confusione con il valore assoluto. Quindi scriviamo det di questo è rho cos quadro più rho sen quadro e fa rho. Ora, questo determinante è effettivamente diverso da zero. Perché? Perché non ci ho messo zero. Non solo. Non ci posso neanche mettere 2 pi greco, perché se ci metto 2 pi greco, che cosa mi succede? Mi succede che comunque scusate, non ci ho messo 0 per rho e non ce lo posso mettere 0 per rho. Quindi comunque io se ci metto rho uguale 2 pi greco, diciamo l'insieme non è più aperto, gli insiemi non sono più aperti. Almeno
questo insieme rimane aperto, perché ci sto mettendo questo segmento, ma questo insieme qua no, perché ci sto mettendo una linea sul, diciamo, un pezzo di frontiera, e quindi ho problemi perché il teorema si dimostra per gli aperti. Quindi il teorema lo dimostro con gli aperti, e questo difeomorfismo lo applico tra due aperti. Rho uguale a zero in ogni caso non ce la posso mettere, quindi non posso recuperare questo punto, perché avrei che il determinante diventa singolare, e infatti tutto rho uguale a zero, cioè tutto questo segmento qua, viene portato in un punto, l'applicazione non è più univoca. Ok, invece questa applicazione è effettivamente invertibile, oltre a essere diciamo di classe C1 all'andata e al ritorno. Quindi il teorema va applicato tra aperti. Ma allora io posso dire che questo qua è uguale all'integrale tra 0 ed R dell'integrale tra 0 e 2π greco in dθ in dρ della funzione ρ? Infatti questo fa pi greco r quadro, no? Questa era l'integrale che abbiamo fatto quando abbiamo detto che il cerchio di centro origine di raggio r ha area uguale a pi greco r quadro. Cosa ho fatto? Io sto dicendo che l'integrale della funzione 1 qua sopra, cioè la misura, è uguale all'integrale su questo rettangolo 0,2 pi greco cartesiano 0 r, quindi io fare prima o come preferisco, perché tanto è un rettangolo questo. Di che cosa? Lo jacobiano del cambiamento di coordinate, fa rho, ci metto rho, faccio gli integrali, viene 2 pi greco, poi l'integrale di rho fa r quadro mezzi, e faccio il prodotto e mi viene pi greco r quadro. Posso dire, certo che posso dirlo, perché il fatto di aver considerato degli aperti cosa toglie? Toglie un segmento più una circonferenza qui, e toglie 4 lati qui. Cambia la misura? Noi abbiamo già visto che in ambedue i casi, sia quando ho la frontiera di un intervallo che quando ho una circonferenza più un segmento, quelli sono insiemi di misura due-dimensionale nulla. Ok? Quindi chi se ne importa? Diciamo, io ho provato che la misura del cerchio meno la circonferenza meno questo segmento è uguale a pi greco r quadro. Se ci rimetto la circonferenza e il segmento, rimane uguale a pi greco r quadro. Quindi questo teorema è molto più flessibile. Noi non abbiamo fatto la teoria dell'integrazione secondo Riemann, abbiamo fatto direttamente quella di Lebesgue, ma se avessimo fatto quella di Lebesgue qua avremmo avuto dei piccoli problemi. E quindi, una volta fatto questo teorema, effettivamente è come applicazione molto, ma molto più flessibile, perché molto spesso, anche se non è contenuto in A, quello che ci interessa è che la parte di E che eccede A, che sta fuori di A, sia un insieme di misura nulla, capito? Cioè io posso coprire E con A, magari ne può uscire pure fuori un pezzettino, che però basta che abbia misura nulla. Allora a questo punto la formula rimane vera, naturalmente sarà, diciamo, fatta su E intersecato A, ma chi se ne importa, tanto l'integrale su E intersecato A poi sarà uguale all'integrale su E, perché l'integrale di qualunque funzione su un insieme di misura nulla fa 0. È chiaro? Questo è una annotazione importante che va fatta per quanto riguarda l'applicazione del teorema di cambiamento di variabile. Adesso dobbiamo capire perché questo teorema funziona per i cambiamenti di coordinate lineari. Allora cominciamo a fare, qui cancello questa lavagna, tanto il teorema, l'enunciato del teorema si ricorda facilmente perché praticamente è la regola della catena.
variabile per trasformazioni lineari del tipo seguente. Primo y uguale x più x con 2, quindi traslazione. Secondo abbiamo semplicemente yj uguale x con i, y uguale x con j e yh uguale x con h per h diverso da i e j, h non appartenente a, diciamo, una scambio di due coordinate. Terzo, y1 yi uguale lambda x con i, yj uguale x con j per j diverso da i. Vabbè, è chiaro che gli indici variano tutti tra 1 e n grande, eh? Non me lo fate scrivere anche. Quarto, y i uguale lambda x con i, scusate, x con i più lambda x con j, e y o lambda x con h, mettiamo così, e yj uguale x con j per j diverso da, cioè. Allora, questo è, diciamo, dilatazione su una coordinata. Su una coordinata. Il quarto è somma a una coordinata di un multiplo di una coordinata fissata. Qua H è fisso, cioè sto prendendo la coordinata iesima, ci sto sommando un multiplo della coordinata chesima e tutte le altre le lascio invariate. Oh, quindi prima osservazione, questa è un'osservazione di carattere generale, quindi vale anche per le trasformazioni non lineari. Il teorema, per dimostrarlo, si può dimostrare per le misure. Cioè, invece di dimostrare la formula di cambiamento di variabile degli integrali, devo dimostrare che la misura n dimensionale di gamma di E è uguale all'integrale, alla misura n dimensionale di gamma di E è uguale all'integrale stesura di del determinante dello jacobiano di gamma di x in x. Questa è la formula che devo dimostrare, perché questo era, per definizione, questo è uguale all'integrale esteso a gamma di E di 1 in dy. Il mio jacobiano l'ho chiamato gamma, sì, poi l'ho chiamato gamma, quindi sta a posto. Ok? Per quale motivo? È ovvio che se dimostro la formula di cambiamento per le misure, questo vale per la funzione 1, però poi vale anche per le funzioni in generale, perché io posso facilmente usare il teorema del sottografico per passare
da un integrale alla misura del sottografico per una funzione positiva, no? Per esempio con integrale finito, invece di calcolare l'integrale posso calcolare la misura del sottografico in Rn più 1 e allora posso fare un cambiamento di variabili in Rn più 1 che sarebbe gamma sulle prime n variabili, l'ultima variabile rimane quella e quindi sto passando dal sottografico di F definita su gamma di E al sottografico di F composto gamma definito su E, e quindi siccome i due sottografici hanno la stessa diciamo tra i due sottografici esiste una relazione delle misure che dà una diciamo relazione di questo tipo, andando a sostituire si ottiene la formula che vogliamo noi, ok? Quindi questa è la prima osservazione, è di carattere generale. Quindi non ragioniamo diciamo, gli integrali di funzioni, ma ragioniamo direttamente sulle misure degli insiemi. Basta questo. Poi, che succede? Allora, per quanto riguarda il primo punto, il primo punto è banale, non scrivo nessuna formula, perché che succede se io prendo un intervallo e lo traspo? Le misure dei lati rimangono le stesse, no? Se io prendo un intervallo e lo traslo, significa, per esempio, se il primo lato era x AB, là ci sarà A più x con 0,1, B più x con 0,1. Quando vado a fare la differenza, la lunghezza del lato è sempre B-A. Quindi, siccome la misura di un intervallo è il prodotto delle misure dei lati, la misura degli intervalli è preservata. Se è preservata la misura degli intervalli, è preservata la misura dei primi intervalli, è preservata la misura dei compatti, è preservata la misura degli aperti, non cambia niente. Quindi facendo una traslazione non cambia nulla. Scambiando due coordinate, che succede? Manco cambia nulla, perché la misura di un intervallo era il prodotto delle misure dei lati. Se io scambio due coordinate di posto, praticamente questo, se scambio varie coordinate, se io prendo questo parallelepipedo e lo metto orizzontale, la coordinata questa è rimasta uguale e queste due si sono scambiate, o una è diventata meno la, insomma, a parte un meno si sono scambiate, e quindi che succede? È che il volume non cambia, perché il volume prodotto è la misura dei lati e i lati sono solo cambiati di posizione nel prodotto, le misure dei lati, le lunghezze dei lati, e il prodotto è commutativo e quindi anche qui non succede niente. Così come viene preservata la misura degli intervalli, viene preservata a quel punto tutte le altre, diciamo, misure, perché vengono costruite a partire dalla misura degli intervalli. Ecco, invece è più interessante capire questa. Se io, che succede in questo caso, nel terzo caso? Allora, innanzitutto lo jacobiano come è fatto? Lo jacobiano è fatto così: ci sono tutti uni tranne un lambda, questo lambda è al posto j degli epsilon, e poi tutti zero fuori dalla diagonale. Lo jacobiano di questa era la matrice identica. Lo jacobiano di questo oppure non è la matrice identica. Nel secondo caso è una matrice che era la matrice identica, poi nel posto I e J, qua invece di esserci 1 e 1 ci sta 0 e 0 e qua ci sta 1 e 1, sono scambiati di posto. I determinanti di questa matrice siamo andati a fare fa meno 1, scambiando due coordinate, ovviamente scambiando due righe della matrice. Il determinante cambia di segno e quindi diventa meno 1, ma il determinante, il valore assoluto del determinante no, però è uguale a 1. Quindi per dimostrare il teorema non bastava dire che le misure non cambiano, c'è anche da dire che i determinanti jacobiani fanno 1, e infatti la misura, quindi con la formula ci troviamo benissimo, perché non dobbiamo introdurre nessuna correzione. Qui invece il determinante dello jacobiano fa lambda, quindi che succede? Che quando io passo dalla y alla x devo introdurre un lambda. E questo perché? Perché
siccome y è uguale a lambda x, allora supponiamo che io ho per esempio un parallelepipedo, questo ne, diciamo nelle x, x con 1, x con 2, x con 3, ok? Vabbè, x con 2 sta qua dietro. Nella y, se io ho moltiplicato per esempio per 2 la x con 3, vedete che questo c'ha solo una coordinata che viene moltiplicata per lambda. Quindi quando vado a calcolare le misure degli intervalli, quella coordinata viene moltiplicata per lambda, viene aumentata di lambda, quindi quel lato aumenta di un fattore lambda. E quindi quando vado a calcolare le misure degli intervalli, quelle aumentano tutte quante di un fattore lambda. C'è solo un lambda, gli altri due lati rimangono uguali. Tutte le misure dei trasformati di un compatto, di una vetta, eccetera, eccetera, aumentano tutti quanti di un fattore lambda. Quindi questo, diciamo, non faccio il dettaglio perché è banale, insomma, qui è banale, quindi potete farlo per esercizio lento. L'unico che vado a sviluppare in dettaglio, e lo faccio nel caso n uguale a 2, è questo. Perché questo è un caso particolare di quello che si chiama principio di Buonaventura Cavalieri, principio di Cavalieri. Allora andiamo a vedere io per comodità mi prendo non un intervallo qualunque, qui abbiamo n uguale 2, quindi abbiamo x con 1 e x con 2, per comodità mi prendo un intervallo 0a per 0b. Perché me lo prendo là? Perché per traslazione la misura non cambia, quindi me lo metto con la prima coordinata nell'origine per non dover fare le differenze. Andiamo a vedere, quindi adesso prendiamo questa trasformazione, y1 uguale x con 1 e y2 uguale x con 1 più lambda x con 2, e x con 2 più lambda x con 1, scusate. Allora andiamo a vedere, questa è una trasformazione lineare, per capire chi è l'insieme trasformato, quindi questo è gamma, quindi io scrivo y uguale gamma di x. Allora, quando vado a fare lo jacobiano di gamma, cosa mi viene? Mi viene 1, 0, lambda, 1. Il determinante di questo fa 1, perché è una matrice triangolare inferiore. C'è solo un numero fuori della diagonale, ma i numeri sulla diagonale fanno tutti. Ok? Quindi io cosa voglio vedere? Voglio vedere che la misura di gamma di E, la misura di gamma di I, in questo caso, deve essere uguale alla misura di I. E questo perché? Chi è gamma di I? Allora, siccome questa è una trasformazione lineare, un trucco sulle trasformazioni lineari è che basta andare a vedere, cioè se abbiamo un poligono, basta andare a fare le immagini dei vertici e poi congiungere, perché siccome la trasformazione è lineare, diciamo immagini di lati dritti devono rimanere lati dritti. Quindi se ci metto 0, 0, qua mi viene l'origine. Quindi se non c'è il termine di traslazione, ovviamente qualunque trasformazione lineare mi lascia l'origine nell'origine. Poi, se io metto 0a,
questo mi va in 0 lambda a, scusate, 0 0 b, scusate, questo va in 0 b, quindi anche il primo vertice rimane uguale, il secondo vertice rimane uguale, invece a 0 va a finire in a virgola lambda a. Qua abbiamo a lambda a, questo a coordinate a lambda a. Ma se ci metto b, qua mi viene lambda a più b, lambda a più b non è altro quello che abbiamo ottenuto in questo modo, non è altro che un parallelogramma. Quando vado, allora, per fare l'area del parallelogramma, cosa devo fare? Devo fare l'integrale della funzione 1 sul parallelogramma. Ma per fare l'integrale sulla funzione 1, io vado a fare la sezione a un certo x. Se qua invece di metterci ci metto x0, qua mi verrà x lambda x, e qua mi verrà x lambda x più b. Quindi questa sezione qua misura sempre b, lambda x più b, lambda anche no, lambda x più b. Questa misura, sezione qua misura sempre b. Era giusto. Ok? Lambda x più b meno lambda x fa b. Quindi l'integrale in dy, no, della funzione 1 mi fa b. Lo devo integrare poi tra 0 ed a e mi fa a per b. Quindi diciamo l'integrale che mi dà appunto la misura del parallelogramma non è cambiato, è uguale alla misura del rettangolo di prima. Per quale motivo? Questo è quello che diceva Bonaventura Cavalieri per scorrimento. Cioè io qualcosa, immaginate che questo rettangolino sia fatto di tante stecchette verticali, oppure immaginate un mazzo di carte tridimensionale. Se le carte scorrono, e quindi avete che il mazzo sia un po', il volume non è cambiato, questa lunghezza di questo lato e questa lunghezza di questo lato è cambiata, quest'altra no, ma questa sì. Infatti tu quando fai scorrere il mazzo di carte, se guardi di lato si vede che si vede un pochettino delle carte, no? Però il volume del mazzo è sempre quello, se io lo faccio scorrere. Questo praticamente lo dice anche, diciamo, qua l'abbiamo verificato, però in generale lo possiamo fare col teorema di Fubini, no? Io faccio la sezione e diciamo applicando il teorema di Fubini e le formule che abbiamo visto di riduzione degli integrali, abbiamo che anche in questo caso il diciamo il teorema è vero. Quindi in questi quattro casi il teorema è vero. Andiamo a vedere però che se il teorema è vero per due trasformazioni, per due diffeomorfismi, è vero anche per il prodotto di composizione. Ok? Allora, questo è un altro fatto che vale in generale, perché se io ho gamma che va da A in B e poi ho eta che va da B in C, allora io che cosa so? Io ho qui E contenuto in A, poi ho gamma di E e poi ho eta di gamma di E. Allora, se io devo fare la misura n dimensionale di eta di gamma di E, questa che cosa è uguale?
supponiamo che valga di aver già dimostrato il teorema. Per le trasformazioni ed e gamma. Allora, questo è uguale all'integrale su gamma di E del determinante dello jacobiano di eta calcolato in y in dx in valore assoluto. Ma questo è uguale all'integrale su E del determinante dello jacobiano su eta calcolato in gamma di x, sto facendo la sostituzione y uguale gamma di x. Poi però, facendo la trasformazione gamma, ci devo mettere anche il determinante dello jacobiano di gamma calcolato in x in valore assoluto in dx. Ma questo chi è? Non è altro che il valore assoluto del determinante dello jacobiano di eta composto gamma calcolato in x in dx. Per quale motivo? Il determinante di questo jacobiano, per la regola della catena che abbiamo dimostrato un'ora fa, è uguale a determinante, questo jacobiano è uguale a questo jacobiano per questo jacobiano. Poi quando vado a fare il determinante del prodotto è uguale al prodotto determinante per il teorema di Binet, il valore assoluto del prodotto è uguale al prodotto del valore assoluto, e qui se è vero per due trasformazioni è vero anche per la loro, per il loro prodotto di composizione. Quindi l'unica cosa che mi rimane da vedere è che io ho una trasformazione lineare, la posso sempre vedere come il prodotto di composizione di quella trasformazione là. Ok? Allora, una trasformazione lineare come è fatta in generale? È fatta così, un diffeomorfismo lineare, per meglio dire. È una trasformazione di questo tipo, x a x più b, dove A è una matrice n per n con determinante diverso da 0. Perché se il determinante fa 0, la trasformazione non è di univoca. Allora, questa la posso vedere, prima posso fare il pezzo lineare e poi ci posso mettere il pezzo di trasformazione. Posso fare un prodotto di composizione. Quindi quella che mi interessa è questa qua. Per questo tipo, diciamo, allora, quando io faccio il prodotto di composizione e trasformazioni lineari, le matrici corrispondenti cosa fanno? Si moltiplicano, questo lo sappiamo benissimo da analisi. Quindi io alla fine cosa devo dimostrare? Devo dimostrare che data una matrice A, per concludere la dimostrazione nel caso di diffeomorfismi lineari, basta mostrare che ogni matrice quadrata invertibile è il prodotto di matrici del tipo 2, 4. Le matrici 2, 4 erano: una era la matrice che scambiava le coordinate, una era la matrice che moltiplicava, cioè aveva solo, moltiplicava solo una coordinata per lambda, cioè aveva tutti uno sulla diagonale e solo un lambda, e l'altra era una matrice che aveva tutti uni sulla diagonale e un lambda fuori della diagonale. In realtà, allora mi sono lasciato questo risultato qua, lo voglio dimostrare, o quantomeno, come vedete stiamo correndo. Perché stiamo correndo? Perché non ci voglio perdere troppo tempo, perché già così ci perdiamo un'ora invece delle quattro. Però diciamo, e anche nelle quattro si corre,
che fa questo teorema, diciamo, si fa nel dettaglio, però lo voglio far vedere perché diciamo, ho il modo di far vedere una decomposizione che si chiama decomposizione LU, che deriva direttamente, per esempio, dal metodo del pivot, che non abbiamo fatto in analisi 2, cioè non abbiamo nominato esplicitamente. Allora, quindi questo discorso non lo faccio adesso in generale, lo farò su un esempio, perché poi tanto in generale funziona esattamente nello stesso modo. Una volta capita l'idea, funziona esattamente nello stesso modo, dobbiamo semplicemente scrivere degli indici, che è una cosa noiosa, e quindi l'importante è capire l'idea. Allora, andiamo a vedere questo su una matrice. Prendiamo una matrice 3x3. Allora, per esempio, mettiamo dei numeri 1, 1, 2, 2, 3, 5 e poi mettiamo 1, 2, 2. Allora, noi quando usavamo il metodo del pivot trasformavamo questa matrice in una matrice triangolare. Come facevamo? Allora, la prima riga la lasciamo uguale. Io faccio un metodo ho messo i numeri in maniera tale che non debba fare permutazioni. Se devo fare delle permutazioni, questo corrisponde al fatto che devo usare una matrice di permutazione. Però, siccome devo spostare tutti i numeri, non lo faccio per una questione di praticità. Però si capisce che se devo fare delle permutazioni basta semplicemente portarsi tutti i coefficienti appresso spostati. Allora, qua se tolgo il doppio della prima riga mi viene 2 meno 2 fa 0, 3 meno 2 fa 1 e 5 meno 4 fa 1. Qua se tolgo la prima riga fa 0, 1, 0. Poi infine posso ottenere una matrice triangolare togliendo la seconda riga dalla terza, quindi ottengo 0, 0, meno 1. Allora, io dico intanto che la matrice originale, cioè 1, 1, 2, 2, 3, 5, 1, 2, 2, è il prodotto di questa qui che moltiplica 1, 0, 0, poi 2, 1, 0 e poi 2, 1, 1. Vediamo un po' se funziona. Facciamo il prodotto. 1, 1, 2. Poi 2, 3, 5. E poi qua viene 2. 2, 1, 1, no, 0, perché io alla prima, no, 1, 1, 1, perché la prima l'avevo tolta, poi la seconda pure l'ho tolta, quindi 1, 1, quindi qua mi viene 1, 2, 2, e vedete che funziona. Allora, chi sono questi numeri? Questi sono esattamente l'opposto dei coefficienti che ho usato nel metodo del pivot. Qua ho preso la seconda e ci ho tolto due volte la prima, era meno 2, quindi qua ci va 2. Sulla diagonale ho lasciato 1 perché la riga in questione non l'ho mai cambiata, no? E
Poi, per quanto riguarda la terza, io per ottenere la terza riga ho tolto prima la prima e poi la seconda. E quindi meno uno diventano più uno e quindi. Allora, che cosa vedete? Che in questo modo, se il metodo del pivot funziona senza permutazioni, allora noi otteniamo che la matrice invertibile è data dal prodotto di due matrici triangolari, una triangolare inferiore a sinistra e una triangolare superiore a destra. Questa decomposizione si chiama decomposizione LU. Non so perché, la L, questa ricorda una L, questo è un modo perché si chiama. Casomai LU, ma comunque si chiama decomposizione LU. Ok, se devo fare delle permutazioni, le permutazioni alla fine semplicemente mi scambiano le righe, quindi alla fine è come se io avessi scambiato le righe in partenza. Quindi, come dire, mi annoto le permutazioni, metto le permutazioni in partenza, riscambio le righe in partenza, eccetera, e vedo che il metodo va fino alla fine. Quindi, a patto di fare delle opportune permutazioni prima di... È vero che le permutazioni non le so a priori, però mi faccio sto conto, mi annoto dove stanno le permutazioni, torno indietro, mi rifaccio le permutazioni prima e poi faccio questo metodo. Per cui, diciamo, io posso ottenere questa cosa a patto di aver prima premoltiplicato la matrice per una matrice di permutazioni, oppure di moltiplicare questa per una matrice di permutazione per ottenere A. È la stessa cosa, che l'inversa di una matrice di permutazione, l'inversa di una permutazione è una permutazione. Una volta che ho ottenuto questo, mi rimane da vedere che il prodotto di queste matrici è un prodotto di matrici di quel tipo 2, 4, perché queste non sono ancora matrici del tipo di quello là. Ma questo è abbastanza facile, perché lo faccio vedere per esempio a destra. Allora, se io faccio per esempio 1 0 0 0 1 1 0 0 meno 1 per 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 in questo caso mi mette meno 2. Poi devo fare per 1, 1, 0,
Quando vado a moltiplicare per questa matrice, cosa succede? Che questo meno 1 viene moltiplicato per meno 2 e quindi qui mi viene meno 1 e qua mi viene più 2. E dove c'era 1 rimane 1. Fate il prodotto, voi scrivetelo, io cancello perché. Infine, quando vado a fare il prodotto, l'ultimo prodotto rimane 1, 1, 2, 0, 1, dove devo fare 1, quindi qua ci devo mettere meno 1, 1, e qua mi viene 0, 0, 1. E quindi ho ottenuto la mia matrice. E quali sono i numeri che dovevo mettere di volta in volta? Sono, come avete visto, tutte le matrici per cui vado a moltiplicare sono fatte nel modo, diciamo, delle trasformazioni che andavano da 2, di 3 o 4, insomma, quelle di permutazione non c'erano. O c'era solo un numero sulla diagonale, oppure c'erano tutti uni sulla diagonale e un numero fuori della diagonale. Il numero fuori della diagonale si otteneva calcolando il coefficiente che doveva venire diviso per quello con cui si andava a scontrare. Quindi, diciamo, così come l'ho fatto a destra, similmente si può fare un ragionamento analogo a sinistra molto facilmente. E quindi la cosa importante è sapere che esiste questa decomposizione L1. E quindi questa decomposizione L1, per voi che fate ingegneria, quando dovrete usare MATLAB, sarà abbastanza importante. A questo punto, siccome ogni applicazione lineare si può ottenere come prodotto di composizione di quelle trasformazioni elementari, per le trasformazioni elementari abbiamo dimostrato il teorema, e se vale per due trasformazioni vale anche per loro prodotti di composizione, il teorema è finito per le trasformazioni lineari. Ok? Ovviamente, diciamo, quando io ho, ci rimane solo un punto che accenno soltanto, che abbiamo capito come si applica il teorema e che quindi non ci sono problemi se dei pezzetti di misura nulla di E escono fuori da. Abbiamo capito che il teorema è valido per le trasformazioni lineari. Rimane il fatto di capire perché è valido per i diffeomorfismi. Allora, tenete conto che se f vicina x con 0 si scrive come f di x con 0 più lo jacobiano di f calcolato in x con 0, anzi gamma di x, il cambiamento di coordinate si chiamava gamma, quindi gamma di x vicino a x con 0 si scrive come gamma di x con 0 più lo jacobiano di gamma calcolato in x con 0 scalare x meno x con 0 più sigma x x con 0. Quindi localmente la funzione, se trascuriamo questo pezzo, è come se fosse una trasformazione lineare. E come si comporta? Come una traslazione che non ci interessa, più una trasformazione lineare che jacobiano ha questa trasformazione? Lo jacobiano di gamma calcolato in x con 0. Quindi se io sto prendendo il mio insieme i e c'ho un pezzettino che sta vicino a x con 0, beh, su quel quadratino lì io posso approssimare il fattore che devo andare a inserire nel determinante nell'integrale per aggiustare l'integrale col determinante degli jacobiani di gamma calcolato in x con 0, determinante in valore assoluto. Però questo è locale, siccome x con 0 poi non sta fisso, varia, io posso, che cosa devo fare? Devo ricoprire il mio, devo cominciare con gli intervalli, devo ricoprire un intervallo con tanti intervallini, far vedere che l'intervallino viene dilatato, che quell'intervallino posso approssimare la funzione con la funzione, insomma devo fare tutta una serie di, superare tutta una serie di difficoltà tecniche, però diciamo che in realtà quello che qua devo andare a inserire è lo jacobiano determinante, lo assunto determinante dello jacobiano di gamma x con 0, se questa fosse lineare, a quel punto mi basta qualunque punto. Se la funzione non è lineare e varia, lo jacobiano calcolato in x e poi devo integrare in dx. E quindi, certo, non è una dimostrazione questa qui, però
insomma, fa intuire che la cosa funziona. Oh, quindi questo è il teorema di cambiamento di variabile per i diffeomorfismi. Adesso facciamo una pausa e ci facciamo l'esercizio sul teorema di Guldino. Anche lì facciamo capire perché funziona il teorema di Guldino, non so se facciamo una vera dimostrazione, e poi facciamo esercizi applicativi.